Buongiorno a tutti, sono Fabio Piselli e sono qui per parlare della tragedia dei Moby Prince, traghetto che nel 1991. Fabio, la voce è alta, che abbiamo la diretta internet e YouTube qua. Ok, sì, ci provo abbastanza dietro. Ripeto, sono Fabio Piselli e sono qui per parlarvi della tragedia del traghetto Moby Prince, in particolare quello che c'è intorno ai Moby Prince, che secondo alcune ipotesi ha concausato la tragedia stessa. Ripercorrendo brevemente, nell'aprile del 91 e 10 aprile il traghetto Moby Prince parte da Livorno con oltre 140 persone a bordo, collide a poche miglia dalla rada di Livorno con una petroliera alla fonda, prende fuoco, muoiono tutti salvo un superstite che è il mozzo Alessio Bertrandi, che si salverà e che da quel momento entrerà in una condizione psicologica traumatica, non potrà più essere utile alle indagini. Le prime indagini attribuiscono le cause a un banco di nebbia cosiddetta d'avvezione, cioè tipo nebbia fantoziana per capirci, solo sul treno, molto generalmente accade nel Bosforo, ma è molto raro trovarla nei nostri mari. Comunque si viene attribuita a questa causa, per molti anni non se ne parla più, nonostante il fatto che durante il processo emergono situazioni di prova che certificano una volontà di manomettere alcuni componenti della nave da parte di personale dell'armatore, che non vengono condannati perché comunque il reato in quel momento è prescritto. Passano altri molti anni che cade nell'oblio. Qualche anno fa, esattamente nel 2006, l'avvocato Carlo Palermo, l'ex giudice antimafia che si salvò a un attentato di mafia nell'85, dove morirono a posto suo purtroppo due gemellini e la madre, ha ascoltato nuovi elementi di prova tali per giustificare la riapertura del procedimento penale. Procedimento penale che si è recentemente concluso con la conferma che le cause della tragedia, ciò che emerge dalle indagini, sono attribuibili appunto alla nebbia, a un'imperizia da parte del comandante e a una serie di concause dovute alla scarsità della professionalità dei soccorsi e un po' alla balordaggine degli stessi. Questo è ciò che ad oggi sulle carte giudiziarie emerge. Nessuno obietta questo perché è il risultato comunque di un'indagine. Personalmente io vi dico brevemente la mia storia, sono un ex militare di carriera, dei reparti paracadutisti e dell'attività missili contraerei, artiglieria missili contraerei, mi sono sempre occupato di attività elettronica, in particolare quello che viene definito volgarmente spionaggio elettronico. Sono stato poi consulente ausiliare di polizia giudiziaria proprio per lo spionaggio elettronico, quindi intercettazione telefonica, ambientali, attività captative in genere, monitoraggio, tutto quello che è il traffico elettronico, e non si parla solo di telefoni, tutto ciò che è multimedialità, segnale elettronico, il mio compito è quello di captarlo, identificarne la fonte, identificare l'eventuale latitante o mafioso, quello che fosse, per poi permettere alla polizia giudiziaria di arrestarlo, colpirlo o acquisire elementi di prova utili per l'eventuale processo. In 25 anni, mi sono iniziato nell'85,